buonasera a tutti. Ringrazio tutte le testate giornalistiche per la presenza e per la possibilità che mi danno, che mi hanno sempre dato, di poter comunicare l'attività dell'amministrazione, in particolare momenti difficili come quelli che abbiamo attraversato e stiamo attraversando nel campo della sanità, perché da quando sono diventato sindaco, quindi circa 3 anni fa, posso dire che ogni 15 giorni ne abbiamo una nuova. Abbiamo fatto manifestazioni in piazza, abbiamo fatto fiaccolate, siamo andati a Cagliari per essere auditi dall'assessore, dalla commissione, dai capigruppo del consiglio. Abbiamo fatto anche esposti alla magistratura proprio della materia di cui parleremo oggi. Però evidentemente non basta. Io non sono per natura un complottista, ma devo ammettere che l'ospedale del Tempio è preso di mira in maniera un po' più particolare rispetto ad altri. Perché volevo ricordare quando arrivò il dottor Tecleme, dopo 10 giorni chiuso il centro trasfusionale, che fu riaperto a furor di popolo dopo 15 giorni. Evidentemente se una cosa si riapre dopo 15 giorni non c'era bisogno di chiuderla. Volevo ricordare l'oncologia, chiusa o sospesa per mancanza di un'infermiera 2 volte alla settimana, quindi 12 ore, un terzo di un orario di lavoro. Anche lì abbiamo dovuto diffidare la ASL e il giorno dopo hanno spostato l'infermiera dal piano di sopra al piano di sotto e hanno consentito a tutti i malati oncologici di poter fare la chimioterapia a Tempio e di non andare in pellegrinaggio ad Olbia. Quindi anche un po' quando si parla di umanità nella medicina. Oggi ho adottato un'ordinanza contingibile e urgente che credo in Sardegna non abbia mai adottato nessun sindaco, ma ieri abbiamo trascorso la sera con gli avvocati a studiare il caso. In alcuni paesi d'Italia ci sono dei precedenti e comunque se non ce ne fossero stati l'avremmo creato noi, perché alla fine avevo dichiarato e dichiaro ora davanti a voi che con tutte le forze e in ogni modo noi difenderemo l'ospedale di Tempio e in particolare il punto nascita, che è stato l'argomento, forse uno dei pochi argomenti trattati sempre, perché qualche volta ci siamo dimenticati dell'ortopedia, della radiologia, del laboratorio. Io credo che in ogni manifestazione il problema del punto nascita sia stato trattato, sia per la delicatezza che riveste, sia perché appartiene alla storia di Tempio. Il punto nascita a Tempio è la sala operatoria di ginecologia, è nata con l'ospedale, quindi non è stato di cui reparti aggiunti perché l'assessore di turno era sensibile all'ortopedia o all'otorino. No, c'era l'ospedale da quando è nato e c'era il punto nascita. Ora, tre giorni fa ero proprio in ospedale e ho ricevuto una telefonata nella quale mi si diceva che probabilmente sarebbe stata chiusa la sala operatoria. Allora ho fatto 2 rampe di scale, sono andato nel reparto, ho parlato con i pochi medici che erano presenti, poi il giorno dopo ho parlato col primario dottor Caredo che mi ha confermato la questione, e ho detto che siccome 2 medici erano in malattia, allora la soluzione non era tanto quella di sostituirmi, ma quella di chiudere la sala operatoria. Quindi un'assurdità, non esiste un ente pubblico, tantomeno un ente dispensatore di servizi sanitari, che per 2 persone in malattia chiude un servizio che non serve solo a Tempio, un servizio che serve a tutta l'Alta Gallura e che va anche oltre. E di questi giorni la confidenza di un medico di pronto soccorso che mi ha detto che
il 118 ha ordini per i pazienti di Valle Doria, di Sedini e di Interland, quindi territori di competenza del pronto soccorso di Sassari, di portarli a Tempio perché il pronto soccorso di Sassari è a collasso. Ora a noi ci dispiace che il pronto soccorso di Sassari sia a collasso e siamo ben contenti di dare una mano con il pronto soccorso di Tempio a tutti. Altrettanto dovrebbe verificarsi quando a Tempio, per legittimi motivi di malattia, di 104 o di quant'altro, mancano due ginecologi. La soluzione non è chiudere la parte ostetrica e la parte chirurgica di tutto l'ospedale, perché poi si viene dirottati a Olbia, a Sassa. Io non ci credo che un direttore generale che abbiamo o che hanno portato qui dal Piemonte, ammettendo esplicitamente che non eravamo in Sardegna, perché se tu uno lo prendi in Piemonte stai dicendo che in Sardegna non c'è una persona che sia tanto competente quanto quello che è stato nominato. Una persona così competente, così ben pagata, tanto da essere il direttore generale unico di tutta la ASL, la TS Sardegna, non riesce a trovare due ginecologi in tempi utili per poter evitare di chiudere la sala operatoria. Io non ci credo. E siccome il sindaco è autorità anche sanitaria, non è un onore che mi sto dando io, non me lo dà la legge, ho adottato uno strumento forse il più incisivo possibile, forse un provvedimento che darà fastidio a qualcuno o starà già dando fastidio, perché l'abbiamo notificato un'ora e mezzo fa, e l'abbiamo notificato al direttore generale Moirano, l'abbiamo notificato al direttore dell'area omogenea, la dottoressa Virdis, l'abbiamo mandato per conoscenza all'assessore Arru, alla sanità, ma l'abbiamo mandato anche doverosamente al prefetto e al procuratore della Repubblica. Sostanzialmente in questo provvedimento il sindaco letteralmente intima di ripristinare immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla notifica il pieno servizio e in particolare le attività connesse alla sala operatoria e blocco parto, mantenendo la continuità assistenziale del presidio, garantendo ricoveri e piene prestazioni sanitarie come per legge. Ora è chiaro che io mi aspetto che la TS, cioè io ho due, come sindaco e come cittadino mi auguro che, non per averla vinta io, ma perché oggettivamente la soluzione è quella di trovare due medici, non è quella di impugnare la mia ordinanza, perché se la regione o il direttore generale impugna la mia ordinanza per dire che hanno ragione loro a chiudere un reparto, veramente io non mi sento più cittadino sardo, non mi sento più tutelato da nessuno, perché la soluzione a questa è unica, è quella di trovare due medici e di aprire la sala operatoria. Non credo che Moirano o altri vogliano non nominare i medici e impugnare la mia ordinanza dicendomi che io magari ho ecceduto nelle mie competenze, eccetera, e quindi lasciare la sala operatoria chiusa. Mi auguro che questo non succeda, perché veramente sarebbe un atto ancora più grave. Quindi questa è un'ordinanza fatta in positivo, perché vuoi risolvere il problema, non perché ti vuoi far rispondere che quel reparto lo chiudiamo e non ce ne importa niente se mancano i medici, perché tanto chiudendo il reparto quei medici non servono. Ecco, perché altrimenti dimostrano che tutto quello che è stato detto di fronte all'ANCI, di fronte al Consiglio regionale, di fronte alla Commissione, di fronte a voi e alle 8.000 persone che abbiamo portato in piazza, erano bugie. Vuol dire che l'articolo di legge che stabilisce che tutti i servizi presenti al momento dell'approvazione della legge nel presidio Paolo Lettori sarebbero stati mantenuti è una barzelletta. Quindi le leggi diventano barzellette, Moirano fa quello che vuole, quando non si ammala si chiude il reparto. Sono curioso di sapere se in tutta la Sardegna, ogni volta che ci sono due medici malati, chiudono le reparto. Sono curioso di sapere se al Bruzzo, se si ammalano due ginecologi, chiudono il reparto. Sono curioso di sapere se tra i 14 ginecologi che ci sono all'ospedale di Olbia, in termini di emergenza, due non potevano essere mandati a tempo.
naturalmente in termini provvisori, e pagati. Qua non c'è nessuno che chiede ai medici o a Boerano di fare il missionario. Ogni persona che viene qua come prestazioni aggiuntive, mi pare che guadagni 300 o 400 euro al giorno, quindi di più di quello che guadagna con servizio normale. Siccome è un'emergenza, non dico che siano provvedimenti da adottare ogni volta, bisogna alle emergenze, a mani estremi, estremi. Però c'è un aggravante, che questa è un'emergenza annunciata, perché noi siamo 3 anni che diciamo che c'è gente che non fa figli, c'è gente che invece di fare 30 ore ne fa 60, c'è gente che magari si ammala anche per quello, perché non ci si ammala solo di influenza, ci si ammala anche di stress. E voglio vedere uno alla 60esima ora di lavoro settimanale quanto è lucido quando arriva un'emergenza. Quindi come si fa a governare la sanità in questi termini? A violentare il lavoro di medici, ostetriche, OS e infermiere professionali, perché poi bisogna fare un monumento a queste persone, perché lavorare 60 ore per gente che magari non abita neanche a Tivoli vuol dire non vedere la famiglia, vuol dire stress, vuol dire altro. Vogliamo fare i martiri per non assumere 2 persone? Dove sono le 1000 assunzioni che Arlo ha promesso a Olbia a dicembre? Ce l'ho io davanti, 1000 assunzioni in Sardegna alla sanità, da dividersi in, spero, in anestesisti, in ginecologi, in ossi, in infermieri, tutto quello che serve. Ma non dico 1000, come se avessero iniziato, sono passati 4 mesi dall'annuncio, quasi 5, già 300 avrebbero dato una boccata d'ossigeno ai reparti più in crisi. Invece non se ne è vista alcuna. Quindi io non so se si possa fare l'assessore alla sanità facendo proclami. Tra l'altro io gli ho detto anche a Olbia che quello che aveva detto era una promessa futura, che dopo 4 anni che uno svolge l'attività di assessore si fanno i conti, cioè si fa il consuntivo di quello che hai fatto. Non vieni a promettermi altre cose che dovrei fare e non mi dici quello che hai fatto. Anche perché lui, e non me ne vuole, si è anche nervosito di questo e mi ha detto sì, poi arriverete voi a cancellare e a spazzare via quello che abbiamo fatto. Mi ha detto per spazzare quello che avete fatto voi basta quella scopetta che si usa per la genere, perché non c'è niente da spazzare. Io oggettivamente, e questo vale per destra e per sinistra, quindi non sto solo facendo storia, io non mi ricordo che di essere mai arrivato che Tempio e la sanità in genere sia caduta così, sia arrivata a toccare questi livelli di numeri relativi, da minime all'estero. Perché anche negli altri ospedali c'è allarme, non arriveranno queste situazioni tragiche, però c'è allarme. Quindi come si fa? Invece di migliorare, invece di capire, come ho detto a Moirano e come è registrato Olbia, che ci sono alcuni servizi come la sanità, l'istruzione, i trasporti, che sono un onere per lo Stato, noi le tasse le paghiamo per quello. Se noi pensassimo che tutto deve essere inattivo, non ci sarebbe più bisogno di pagare le tasse. La sanità è un servizio che lo Stato italiano, grazie a Dio, si è accollato in prima persona. In America hanno deciso degli Stati Uniti di far fare le assicurazioni, eccetera, e di far pagare meno tasse. Noi facciamo pagare più tasse, e forse è più giusto, perché si devono curare tutti, poveri e ricchi, però poi lo devono mettere in atto. Non è che possono andare a tagliare medici, infermieri, medicine, aghi e altro perché in un'ottica del risparmio. Intanto poi vedi i bilanci e il risparmio non si vede, si vede il caos. Quindi nella sanità non si taglia, si garantiscono i servizi. L'abbiamo sempre detto che la Sardegna non è l'Emilia Romagna, non è la Toscana, dove hai vie di comunicazione, dove hai più ospedali, per cui se ne chiudi uno hai l'altro a 10 minuti di macchina.
saranno scritto oro nelle prefazioni di ogni delibera, e quindi questo consente un comportamento diverso. Quindi io non posso dire che sono stanco, perché non me lo posso permettere, perché continuerò a fare la battaglia affinché l'ospedale non solo mantenga quello che ha, ma migliori e venga razionalizzato. Sono disposto a un confronto con chi comanda in Sardegna, con chi governa la sanità, per decidere assieme cosa si può fare per razionalizzare, per servire al meglio i pazienti dell'alta Calura. Questi provvedimenti, che tra l'altro non hanno neanche avuto la decenza, perché è un obbligo, se tu chiudi un reparto, chiudi la sala operatoria, un provvedimento che dispone la chiusura lo notifichi anche al sindaco. Non è che ogni volta lo devo sapere dal barista o dall'amico infermiere. L'azienda deve notificare anche a me per rendermi edotto. Non è obbligatorio che io trascorra qualche pomeriggio all'ospedale, quindi siccome faccio visita ai medici per parlare del più e del meno e sono sempre problemi, manca a fare la posta quando hanno chiuso il reparto lì. E se non ci fossi stato, non l'avessi saputo, quale atto in pugno io se non me lo notifichi neanche? Quindi quando hanno detto alle, come azienda, come, non corrisponde al vero, che lei era comunque informato. Mi ha chiamato il direttore per telefono, sì. Ha detto non troviamo due medici. E io ho detto, cosa vuoi che ti dica io? Che quindi non posso risolvere il problema. Hai verificato la coscienza, che adesso sei a posto, visto che me l'hai detto per telefono. E poi io cosa faccio? L'impugnativo alla telefonata. A me me lo devono, se me lo anticipano per telefono. Mi fai una cortesia, come dire, umana, ma in quanto sindaco mi devi mandare il provvedimento che faccio, perché io devo essere libero di impugnarlo, di contestartelo, di leggere se è sbagliato, di dirmi cosa stai facendo, no? Se tu mi dici che non hai trovato due medici e le conseguenze me le devo immaginare, perché magari non hai manco il coraggio di dirmele, me le sono immaginate. Non ho trovato due medici, ho detto non ci credo, perché non li hai trovati per adesso, non è possibile che in un'altra strada non ci siano due ginecologi. Vi ho fatto già l'esempio di Olbia, ma è venuto il dottor Corredo da ieri a fare due notti, no? Perché se non altro per il legame affettivo di uno che ci ha lavorato a tempo, è venuto un altro, mi pare, da Ozieri. C'era una dottoressa di Olbia che... Quindi, voglio dire, facendo un po' di razionalizzazione, in un momento di emergenza si sarebbe potuto evitare tutto ciò. Anche perché ci sono delle donne di tempio che hanno il cesareo programmato a tempio, che adesso sono state già dirottate ad Olbia. Per uno che, non vorrà dire niente, ma per uno che vuole nascere a tempio, perché per un sacco di motivi, dall'orgoglio di essere tempiese, dalla tradizione, al fatto che tutti i figli sono andati a tempio, perché glielo devi impedire perché due sono in malattia? Fosse la guerra, uno capisce, non possiamo tenere tutto aperto, c'è la guerra, bisogna andare a partorire tutti nell'accampamento a Forte Apache. Ma siccome siamo in tempi di pace e lo stipendio per pagare due ginecologi ce l'ha, cioè soldi ce li ha, non ne vedo la necessità. Per cui, mio malgrado, perché io non è che mi diverto a passare le domeniche a studiare l'ordinanza, a fare la mattina, a notificare a destra e a manca, ho dovuto fare questo. Non so, domani mattina, nella giornata di domani, due ufficiali della Polizia Municipale si recheranno presso l'ospedale di Turi, in particolare presso il reparto di ginecologia, per verificare quanti posti ci sono in organico, quanti sono i medici assunti e quanti sono i medici presenti. E questo vale per i medici, per gli ostetrici, per le ostetriche, per gli infermieri e per gli ospiti, giusto per avere un quadro di quello che c'è, di quello che ci potrebbe essere e di quello che invece non c'è. Anche per così glielo diciamo noi, il direttore generale, guarda, questo è lo stato della ginecologia ufficiale, te lo stanno notificando la Polizia Municipale, che in qualità di agenti devono fare. Questo lasciando perdere ogni risvolto di altri caratteri che non è mia volontà, la mia volontà è quella di risolvere il problema, per cui spero
che l'ordinanza serva come stimolo forte a fare il loro dovere, perché loro questi 2 mesi ce li avrebbero dovuti trovare a prescindere dalla mia ordinanza. No. Certo. Non credo che io debba sostituirmi al direttore generale, cosa che sto facendo, a Mugirano, eccetera. Però siccome non l'hanno fatto e io ancora ho questa responsabilità che devo, a cui devo adempiere, ho fatto l'ordinanza, l'ho firmata e ho detto anche ai soggetti ai quali l'ho notificata. Spero che serva anche per far capire a chi di dovere che noi molte volte parliamo sui giorni che non stiamo scherzando, cioè che il problema del polo elettorale di Bibbio non è un problema politico per cui il sindaco fa i comizi, va in piazza, si vuole fare la fotografia con Angelo Mauri, no, è un problema oggettivo e serio. Perché sì. La fotografia l'avremmo potuto fare anche senza l'ordinanza, facendo una cosa meno impegnativa anche per me. Perché questo mi impegna personalmente e mi dà anche la responsabilità di averla firmata, perché è un atto proprio del sindaco, non è un atto di giunta, non è un atto di nessuno, ma è una responsabilità tutta mia che mi sono voluto assumere perché ci tengo che i problemi dell'ospedale, in particolare quelli del tempo, ma tutti vengano risolti. Ora manderò copia di questa ordinanza anche agli altri sindaci, sia per conoscenza e sia perché se non so se loro possano farlo in quanto io sono sindaco della città in cui esiste l'ospedale, però come il danno è collettivo, comunque sono nato perché esprimano solidarietà. La faccia, la responsabilità ce l'ho messa io e l'ho voluto fare, quindi non è un atto di cui mi lamento, è un atto solo che capisco che è un atto forte, che però ve lo dico in termini disarmanti, non sapevo più cosa fare. Cioè la gente viene da me, stanno chiudendo qua, stanno chiudendo là, telefono a sinistra e a destra, picche a manca, picche sotto e ora basta. Cioè, o mi dite qual è il disegno che avete per l'ospedale di Tempio finale e ci confrontiamo seriamente da persone leali, altrimenti il girare attorno al problema per poi fare il peggio, perché questo è il peggio, noi adesso siamo messi il peggio della Maddalena, con tutto il bene che voglio la Maddalena e con tutto il comizio che ho fatto in Commissione di Sanità perché la Maddalena avesse una dotazione finanziaria propria dedicata in quanto isola, che non paghiamo solo come Tempiese e come Olbiese perché rientra nella nostra, ormai rientra è l'isola della Sardegna, come quando noi paghiamo le tasse, paghiamo anche le 5 risonanze magnetiche che ci sono a Abruzzo, cioè non è che le paga il cittadino che abita a Cagliari, le paghiamo tutti. E altrettanto dicasi per la Maddalena, la Maddalena è un'isola che deve avere una dotazione speciale, o altrimenti chiudi. Non la puoi mettere in media l'ascita della Maddalena, l'ascita del Tempio per far crollare anche l'ospedale di Urbia. Perché, signor Sindaco, sono così ben predisposti e ottimisti verso l'ospedale che sta costruendo il Catara ad Urbia? Ha detto bene, sono predisposti e ottimisti. Ancora non hanno speso un quattrino, perché nel bilancio della Regione non c'è il becco di un quattrino. Quindi la prima cosa che un amministratore deve fare per dimostrare la serietà è quella di scrivere in bilancio i soldi che sta per spendere. Non è che ti puoi spendere i soldi che non hai in bilancio, se no sei un ciarlatano. Nel bilancio della Regione c'è zero. Quindi non so se da qui a giugno riusciranno a fare un'operazione di bilancio di servono 66 milioni all'anno, diciamo di 35 milioni, perché non sono noccioline neanche per la Regione. E poi, voglio dire, se aprono il materiale, non credo che la ginecologia del Tempio venga assorbita, perché non so manco se ci sia la parte di ginecologia, allora non sembrerebbe. Io sono un po' malizioso. Dovrebbe avere specialità alternative a quelle presenti nell'ospedale pubblico. Quindi parliamo per esempio della cardiochirurgia pediatrica. Se tu apri un reparto del genere non fai concorrenza a nessuno.
Se apri una pediatria, che ce n'è una a Tempio, una a Olbia nell'ospedale e una alla Maddalena, e non ha niente di eccezionale, stai togliendo l'aforo al pubblico e ti stai profilando con le tue mani. Quindi le eccellenze vuol dire qualcosa che gli altri non hanno. Se tu mi apri un'ortopedia e cominci ad operare al menisco e ai legamenti, lo fanno già Olbia e a Tempio, stai facendo concorrenza al pubblico e quindi stai facendo un doppio servizio negativo. Mi auguro che non sia così, perché dovrebbero fare un centro di ricerca, quindi chirurgia avanzata in termini cardiologici, in termini pediatrici, in termini neurologici. Ecco, allora mi trovo d'accordo, però io ancora non ho visto niente, quindi permettetemi di essere scettico. Prego. Stamattina, sindaco, c'era, mi risulta che ci sia stato un incontro ad Olbia fra il, come si chiama, come si chiama, il direttore dell'area il primario di ginecologia, dottor Carino. Fino alle prime ore del pomeriggio, ma ancora non c'era secondo me. Lei è riuscito a sapere qualcosa? Se è possibile sapere. No, so solo che è rientrata la Grigu perché la Polizia Municipale è riuscita a notificarle l'atto. Ora mi informerò. Ma di incontri e di telefonate tra il primario Careddu e la... incontri, telefonate e lettere in cui Careddu manifesta, credo, quasi la disperazione di... Sì, questo non sono a conoscenza. Ce ne sono state tante. Oggi... Volevo sapere se oggi... Non mi hanno avvisato se ci fosse stata fumata bianca, almeno il primario credo che me l'avrebbe detto, poi lo chiamerò io naturalmente, perché se non ti chiamo lo chiami tu, però voglio dire, intanto loro hanno chiuso, e hanno chiuso brutalmente una chiusura che non è mai successa. Stamattina c'era il deserto, con la protesta. E poi non dimentichiamoci che anche quando chiudi e poi dopo 3-4 giorni, 10 giorni riapri, c'è un danno all'immagine dell'ospedale. Lei si immagini che diverse volte io ricevo telefonate per chiedermi dagli Intu, da Trinità, da Calangiano, se il punto nascita era ancora aperto. Quando era aperto a tutti gli effetti, perché? Perché a furia di parlare male, di sentire i medici che si lamentano, di sentire che uno non ce l'ha fatta più, eccetera, ti viene il dubbio che il reparto sia in fase di smantellamento. E se l'impressione è quella, anche quando è aperto, uno non ci va più. Perché dice, perché devo andare a farmi curare in un reparto che non so se sia ancora aperto, se c'è la metà del personale, chi ci sarà mai? Vado direttamente fuori. E quindi questo di cosa comporta? Che oltre al calo fisiologico delle nascite che c'è in tutta la Sardegna, credo in tutta Italia, c'è quest'area di mistero del punto nascita di Tempio, che ti porta molte volte a darlo già per chiuso o comunque per non affidabile. Invece, proprio parlando con i due medici la sera che ho presidiato il reparto, mi hanno spiegato un po' la differenza che c'è tra la teoria di Arrup, che è quella che se tu fai 1000 parti sei più bravo di chi ne fa 3, è una ovvietà, no? Una banalità. Intanto che chi fa 3 parti non esiste. Ci sono le parti a Cagliari che fanno 1000 parti, ci sono 20 ginecologi. Quindi la media del 50 parti a testa. Una persona, un medico che ha lavorato là, mi ha detto che lei andava a far partorire gente che non aveva mai visto, quindi che non sapeva che patologie aveva se non dalla cartella clinica, se era una persona psiconabile, se era diabetica, se aveva la pressione alta, se era particolarmente apprensiva per cui doveva trattare in un certo modo. Qua invece tutte le persone che vengono seguite nel periodo come si chiama, di gravidanza, eccetera, il medico le conosce, sa chi sono, non sono un numero come dice che se ne fai 1000. Sei una persona e il rapporto paziente-medico ce l'hai solo quando tu ci hai parlato con quella persona, sai come sta,
sai come la pensa, non sai solo come la vede quando c'è scritto che ha la pressione a 150 e che prende 30 gocce di quella medicina per l'origine della cartella clinica. Non è quello il rapporto che c'è tra il paziente e il medico. E questo vale sia prima, sia durante il parto e sia dopo. Se tu sei un numero, l'umanità della sanità è finita. Non si curano i numeri, si curano le persone. Io ho il caso di una partoriente, di una che deve partorire a giugno, ed è già da una settimana che tutti i giorni deve recarsi a Urbia per il tracciato. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Pazzesco. Mi sembra solo lo stress del viaggio, del tracciato, qualcosa che si possono fare quasi a livello di ambulatori, di farmacia. Anche... È pazzesco. Questo, tutto questo mi dispiace, cioè, non è che io parli con voi perché voglio, sono veramente dispiaciuto e preoccupato come sempre, però cioè, qua non arriva mai una notizia buona. Io in 3 anni che sono sindaco non mi ha mai telefonato nessuno per dirmi abbiamo comprato l'ecografo nuovo, oppure sono arrivati 3 anestesisti, adesso facciamo la semi intensiva, oppure adesso la farmacia c'ha tutto indipendente. Non c'è bisogno che si telefoni più a Urbia, cioè non c'è stato nulla. Abbiamo comprato un'ambulanza nuova, l'unica volta che è arrivata una cosa buona, hanno evocato i balconi di Arru. Gennaio. Sì. Ed era quella notizia buona che almeno dovevano cambiare, ma hanno scelto il momento peggiore e c'erano i pazienti con 4 coperte che sembravano veramente in guerra. Quindi da una notizia buona che erano le finestre nuove, sono stati 7 giorni di panico. Sicuramente lei si sarà interfacciato con il suo omologo Satta del distretto sanitario di Urbia, immagino che lo abbia fatto, insomma. Qual è la posizione loro e se stanno facendo qualcosa per quanto riguarda questa emergenza? Sincero, io adesso ho fatto questa ordinanza, sono partito alla fine. Ho detto adesso faccio l'ordinanza e poi faccio il diplomatico. Cosa che invece prima facevo il diplomatico e poi io facevo la massima. Adesso questa è partita perché è urgente. Ora telefonerò agli altri sindaci, telefonerò all'onorevole Satta che io sono il suo vigile, lui è il mio capo, e gli farò presente questa cosa. Lui è già informato di tutte le problematiche che io gli dico, guarda, mi hanno portato a fare questo ulteriore atto perché credo e spero che solo così riusciamo a risolvere il problema. C'è stato qualche atto di solidarietà da parte degli altri sindaci, almeno dell'Unione dei Comuni? L'ho adottato alle 2:30, sì, siamo stati cercando le pecche fino alle 3. Sulla notizia, non sull'ordinanza, sulla notizia in se stessa che è venuta fuori. No, ho sentito il presidente dell'Unione dei Comuni, che ci siamo incontrati e mi ha detto che era una vergogna di nuovo la situazione. Quando ci siamo visti, che era venerdì sera, io non avevo ancora in mente di fare questo tipo di azione giudiziaria, avevo in mente di fare un provvedimento d'urgenza con l'articolo 700, che comunque può essere complementare, una cosa non esclude l'altra. Ora che ho fatto il mio dovere, stasera mi siedo, avviserò tutti, gli manderò anche copia ma guardi, c'è sempre stata solidarietà, quindi non credo che questa volta qualcuno mi dica no, è meglio chiudere il reparto che fare ordinanze. In aggiunta a quello che diceva il direttore, la stanno visitando da una settimana facendogli il tracciato, a lei gliel'hanno impedito, gli hanno detto quando ha le doglie venga giù. Quindi non c'è neanche un monitoraggio pre-parto e questa è un'altra cosa molto grande. Ha chiamato e ne hanno risposto, ditelo pure tu. Non c'è fine al peggio ed è alla fine. Però secondo me, posto che sposo perfettamente quell'ordinanza lì, se non dovesse avere esito, indipendentemente da, secondo me ci vorrebbe un'azione forte, cioè non dobbiamo andare a occupare il reparto di Tempio. Dobbiamo radunare tutte le mamme in attesa della zona, non solo di Tempio, con a capo il sindaco, andiamo giù e occupiamo il reparto di ginecologia di Urbia,
che non siano pronti a nascere, con la stanza, se sono pronti a nascere tanto siamo lì, però portiamo la stampa e solleviamo un caso nazionale. Io sono disposto a tutto, l'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che non ottemperare l'ordinanza è che ci si assume responsabilità a firmarla, ma a fregarsene e viene male. Però io da questa gente qua mi aspetto veramente. Io credo e spero che si risolva. Ho trovato due medici e il problema è risolto. Quindi mi pare la soluzione più di buon senso, che è doverosa anche da parte loro. Che avrebbero dovuto fare a prescindere dalla chiesa. Poi se veramente vogliono impugnare l'ordinanza, dire che è, allora vediamo cosa si può fare. Noi continuiamo anche con le altre fasi dell'articolo 700, che è un provvedimento d'urgenza. Certo. Così invece di essere il sindaco che glielo impone, se il giudice condivide glielo impone il giudice. Però io adesso non voglio emettere sentenze perché sono sindaco, non sono giudice. Ma si potrebbe paventare anche l'interruzione di pubblico servizio, perché una sala ginecologica non è una cosa privata. Cioè non sei chiudendo che forse non puoi fare manco in assenza di un'alternativa valida, perché in questo caso è quello che manca. Quindi io confido nel buon senso e anche in un po' di bagno di umiltà da parte dei vertici della sanità sarda, perché se veramente solo per spirito di contraddizione, per dire che loro sono più forti, non cercano i medici e impugnano l'ordinanza, sappiamo veramente con chi abbiamo a che fare, se ancora non l'avessimo capito. Disattendere comunque dal punto di vista legale è difficile. Perché chi la disattende potrebbe rischiare la vita. Chi la disattende? Almeno. Tu te lo ricordi, quindi Assolutamente sì. Non abbiamo in questo caso, anzi, siccome non è un'ordinanza di routine, nel senso che tu ordini di mettere in sicurezza un poggiolo, se lui non lo fa, lo fai tu e gli addebiti le spese. Ora, non ho trovato giurisprudenza per vedere se mi devo mettere io a cercare i ginecologi, ad assumerli e poi mandargli la fattura. Che io sono convinto che i tre giorni con i ginecologi li trovo pagando. Assolutamente. Comunque siccome c'è l'assessore che mi ha dato manforte anche stamattina, se lui vuole completare, anche per un'impressione di uno che non è assessore della sanità, che però vive e vede con me quotidianamente questo disagio, insomma, grottesco. C'è poco da aggiungere alle cose che ha detto il sindaco, perché ha fatto una disagio completa della cronistoria del reparto e dell'ospedale, ma in particolare del punto nascita. Quindi evidentemente se si arriva ad un provvedimento di questo tipo non ci sono altre soluzioni, non si intravedono altre soluzioni o alternative. Di fatto questo è un problema che sta impegnando fortemente l'amministrazione comunale e il sindaco in particolare, perché gli ultimi giorni sono stati proprio pesanti e impegnati quasi esclusivamente nel cercare di trovare soluzioni a questa emergenza. È un'emergenza importante, perché quando si mettono a rischio le vite delle gestanti e dei nascituri, perché di questo si tratta, e credo che sia un aspetto che assolutamente non si possa sottovalutare o affrontare con superficialità, è evidentemente comprensibile che chi ha la responsabilità di determinate azioni, che peraltro sono attribuite per legge in capo al sindaco, il sindaco ha ritenuto doveroso dover procedere in questa direzione. Chiaramente è un atto che emana direttamente il sindaco sotto la sua responsabilità, ma che è pienamente condiviso dalla giunta e dalla maggioranza. Su questo non c'è dubbio. Speriamo, mi auguro veramente che dopo un'azione così
forte, energica e determinata, il risultato possa essere quello di una immediata riapertura del reparto, ma soprattutto che questo precedente serva a scongiurare ed evitare altre eventuali chiusure sulla scorta delle scuse della mancanza di medici o di altro personale. Questa è una cosa che deve per forza finire, non ha assolutamente nessun supporto né giuridico né logico. È impensabile che in un'azienda sanitaria, così come in nessun'altra azienda, succede che venga chiusa una linea di produzione o un reparto perché mancano una o due unità. Quindi questo mi preme sottolinearlo, ma quanto ha detto il sindaco non è dubbio che corrisponde al vero e va a chiudere fra virgolette, perché il problema verrà chiuso nel momento in cui si avrà una definizione, si avrà una soluzione che per noi non può essere che è quella della riapertura del reparto. Dopodiché fino a quel momento noi dobbiamo percorrere tutte le strade possibili e porre in atto tutte le azioni possibili. Adesso però chiaramente la palla passa all'altro, quindi vediamo cosa succede. Grazie. Grazie. Grazie a voi.